Sono qui al Coming Out a presentare il mio libro Vivere LGBT a Roma, che racconta a modo mio, insomma, come è la vita gay a Roma, che cosa c'è, nella convinzione di due cose. Innanzitutto che c'è tanto a Roma, ma che ancora tanto deve essere fatto, visto che ci lamentiamo sempre, cogliamo l'occasione per riconoscere anche quello che c'è. Il Coming Out è una di queste bellissime realtà da tanti anni, insomma, al punto che si chiama Gay Street adesso grazie alla presenza di questo locale. Sorprese ce ne sono tante, dirne una forse è ingiusto. Io vedo con lo sguardo delle persone che fanno parte della Roma LGBT, ne facciamo parte tutti. C'è qualcuno che fa un pochino di più oltre a me e a te, vedo Fabio Croce che per anni ha pubblicato dei libri a tematica gay e forse a un certo punto si è anche stancato perché magari troppe delusioni, insomma, uno dice faccio l'editore anche di altro. Vedo l'amico di Buzz Intercultura, ho visto che eccolo, che porta in giro da mesi, da anni direi ormai, non solo film gay che non riescono a essere distribuiti nei grandi circuiti italiani, se non poi solo dopo in DVD, ma anche documentari, cortometraggi, insomma fa un lavoro per cui non è retribuito dalle istituzioni, insomma. Vedo Antonio Eustachio che con un suo blog su internet fa molto. Ecco, queste sono le sorprese sono queste. Magari non vedo, non so, i rappresentanti, tu sei del Mario Mieli, non vedo degli altri rappresentanti. Ho sentito Paolo Patanè che mi ha detto che mannaggia, oggi proprio sono in Sicilia, troppo facile prendersela con una persona sola, quindi non ho assolutamente intenzione di attaccare Patanè. Certo è vero che nella Roma gay ci sono dei limiti che non sono esterni. Il vero problema a Roma non è solamente il sindaco, che è un problema non solo per i gay, insomma, ma è un grande problema sono sicuramente i protagonismi, il fatto che non si riesca mai a venire a capo e che ci si accontenti di avere piccole roccaforti di potere piuttosto che tentare di fare una battaglia insieme. Io mi accorgo perché ogni volta che contatto un'associazione, questa associazione automaticamente esclude delle altre o giù di lì. È successo col Pride alcuni anni fa, è successo l'anno scorso, rischia di succedere di nuovo quest'anno. È una cosa molto grave perché noi siamo una comunità non coesa e se non siamo coesi abbiamo più difficoltà ad ottenere qualcosa. Vogliamo fare un esempio o due? È brutto quando si crea un comitato Roma Pride 2012 e si invitano le associazioni, tra cui il Mario Mieli, e il Mario Mieli risponde dicendo di non essere d'accordo. Non sto dicendo che ha torto il Mieli o che ha torto chi l'ha invitato, c'è qualcosa di marcio sotto. Questo marciume a Roma lo conosciamo già da 3 anni, ogni anno si organizzano il Gay Pride a fare chi fa prima, mio, quest'anno è mio, ci metto il cappello e via. Questo non aiuta nemmeno quando si va sui siti di queste associazioni, perché il Mario Mieli, il D-Gay Project e l'Arcigay Roma o Gay Center come si chiama adesso, sono associazioni importantissime. Ma questo a un certo punto passa in secondo piano. Gli scontri interni sono importanti, però dopo, se sul sito del Mario Mieli si parla anche delle cose che fanno associazioni, diciamo, non del Mieli e viceversa, forse è importante, perché non vedo perché io devo per forza prendere la Z-Gay quando magari su internet posso sapere tutto. C'è un'associazione che è il Leather Club Roma, che è quella in assoluto che è il sito più aggiornato, più informato, è un po' di settore se vogliamo, però dice tutto, non ci sono problemi, cioè l'informazione è importante, non è che ci si fa concorrenza. Le piccole associazioni invece, come dice lui, ci sono, e ci sono perché non si è gay per forza a 360 gradi 365 giorni l'anno, cioè si può fare nuoto, pallavolo, tennis, pattinaggio anche in un'associazione non gay. Però se c'è un'associazione gay di calcetto maschile, perché femminili non ce n'è nessuno ufficiale a Roma, ma mi viene da pensare forse proprio perché non ne hanno bisogno, c'è un'associazione gay di calcetto, una di tennis, una di pallavolo, eccetera, può essere utile. C'è il gruppo Pesce, che è una realtà gay molto importante, può essere utile, cioè si può fare nuoto tranquillamente anche in una piscina dove non ci sono particolarmente tanti omosessuali.
o in una palestra, e poi ci sono le palestre particolarmente gay friendly. Tutto questo non è un ghetto secondo me, ma è qualcosa che arricchisce, è importante. Quindi tutte queste realtà e queste associazioni ci dicono fondamentalmente una cosa, che noi gay, lesbiche, trans e perfino i bisex, se ce ne sono, perché anche loro poverini devono ogni volta gridare per dire no, esisto anch'io, non è vero, tu sei gay, oppure no, noi siamo diversi, diversi, ma siamo diversi fra di noi. Cioè questo è il dato saliente, che noi non siamo diversi dagli eteri, noi siamo diversi fra di noi, io sono diverso da lui, né migliore né peggiore, siamo diversi, e tutte queste diversità compongono un quadro, un affresco, che grazie a Dio, rispetto alla Roma che viene rimpianta, io lo dico da chi è più anziano, forse perché rimpiange la propria giovinezza, è qualcosa che arricchisce. Roma è oggi, 2012, è sicuramente indietro rispetto a tante realtà europee e anche non europee, pensiamo a alcune città americane, a Tel Aviv in Israele, sicuramente Roma è indietro, Stoccolma, Berlino, Amsterdam, potremmo fare un elenco lunghissimo di realtà dove ci sono cose che a Roma mancano, però a Roma tante cose ci sono, quindi partiamo da quello che c'è. La Roma gay è una stranissima città, c'è un bicchiere mezzo pieno e un bicchiere mezzo vuoto. Vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto? Lo vediamo e ne parliamo. Vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno? Vediamo. La realtà è che c'è il bicchiere M, quello mezzo pieno e quello mezzo vuoto, nel senso che Roma non è ancora Madrid, non è Londra, non è Berlino, non è Stoccolma, che nel suo piccolo magari avrà meno locali cruising, ma insomma organizza il turismo gay, non è Tel Aviv, non è San Francisco, non è New York, ma non è nemmeno l'Africa e non è nemmeno Frosinone. Roma è una strana via di mezzo, per cui potenzialmente possiamo crescere, bisogna vedere se vogliamo crescere, se siamo intenzionati a crescere. La Gay Street, e cito per l'ultima volta Fabio, se no sembra veramente che è un dibattito a due, la Gay Street l'ha creata quel signore lì e non era questa, la Gay Street era quella di fianco al Side, la gente si radunava lì al Side e hanno deciso facciamo la Gay Street, poi è successo un po' di, come succede spesso con i locali, le cose sono cambiate, si sono spostati qui ed è nata la Gay Street, ma la Gay Street non l'ha creata qualche associazione, la Gay Street l'hanno creata i gay venendo qui davanti al locale gay, perché ce n'era uno solo, perché gli altri non erano gay, e si è creata questa ammucchiata di gente che forse prima stava da sotto Monte Caprino, quando Monte Caprino avevo, perché c'era voglia di stare insieme, magari di spettacolare, magari di sfilare, quello che vi pare, però c'era voglia di stare insieme, e da lì è nata la Gay Street. Poi una volta che gli hanno messo il nome, adesso hanno investito queste persone nel souvenir, ci sono gli orsi che sono al 120 che per raggiungerli, insomma è una fatica, qualcuno neanche lo sa che c'è una gelateria al 120, ma poi finisce qui. La Gay Street forse dovrebbe crescere ancora di più, forse le associazioni, le istituzioni dovrebbero investirci ancora e dovrebbe diventare veramente un centro, perché questo è un luogo importante, noi siamo al centro, io vivo a San Pietro di gay, tranne quello che immaginate voi, non c'è nulla, non c'è nulla. Cioè se voi disegnate proprio i locali gay su una mappa e tracciate, cioè, è come una sorta di angolo che va da qui verso San Giovanni, Prenestina, Casilina, sempre più lontano per passare poi ai cruising dell'Eur, del raccordo, non c'è il centro gay, non c'è la Schöneberg che c'è a Berlino, la Soho di Londra, che non sono solo l'unico quartiere gay perché ci sono anche altre realtà, che non sono un quartiere ghetto dove i gay sono rinchiusi o si autorinchiudono, ma è una zona di libertà. Quindi se questa zona diventasse veramente una Gay Street, saremmo contenti, non basta metterci il nome su qualcosa che in fondo non si è creato ma è stato creato autonomamente e basta, la Gay Street. Quando vengono i turisti da me mi dicono ma la Gay Street è, la Gay Street è il coming out, è le rovine di fronte e qualche bar che ti dà da mangiare pure se sei gay. Ho scoperto tantissime realtà, ma soprattutto spero che le scopra chi legge, cioè la guida è sicuramente rivolta a chi conosce la Roma gay, ma è ancora
ancora di più rivolta a chi non la conosce, e chi non la conosce parliamo tanto di persone che ancora non partecipano, non sono uscite allo scoperto, diciamo, non vivono una loro vita gay, lesbo, ma anche persone che sono fuori Roma, perché Roma rappresenta un centro molto importante e dovrebbe rappresentarlo ancora di più. Noi non ce ne rendiamo conto, ma c'è tanta gente che viene dalla provincia, soprattutto dal centro-sud, e che in Roma vede questo centro al quale fare riferimento, magari proprio per uscire fuori. Però anche è vero un assunto, che chi dice a Roma non c'è niente, dice una grande frescaccia, perché invece a Roma ci sono tantissime cose. Ci sono tantissime realtà che non conosciamo, poi il fatto che non le frequentiamo è un altro conto, però non è vero che non ci sono, è che noi ci autoghettizziamo un pochino, per cui viviamo solo nel nostro orticello e tutto quello che c'è fuori fa schifo, non è vero, insomma. Un'ultima cosa la volevo dire prima di chiudere, che ci sono anche delle realtà ancora più piccole, che sono la cultura a Roma, compresa la sparizione, la morte di alcune librerie storiche, va bene su tutte, ma ne sono morte anche altre, insomma, in questi anni. Ci sono i gay in carcere, le trans, tutta una storia che molti di noi non conoscono. Ci sono le persone gay anziane che vivono la loro vita, non si è gay solamente da giovani, ci sono i gay anche giovanissimi che non sono ancora usciti fuori. Vi ricordate la storia del braccialetto del bambino della regione toscana che aveva sul braccialetto gay? Si nasce anche gay, insomma, cioè si è gay dalla nascita alla morte, anche se a volte la consapevolezza non arriva subito. Ci sono i gay ricchi e ci sono anche i gay poveri, e ci sono i gay single che vanno nei cruising, e ci sono anche le coppie. Ecco, io l'ultimo capitolo l'ho dedicato all'amore. Ci sono i disabili, cioè i gay si può essere sotto tanti aspetti. Il gay non è per forza giovane, figo, palestrato, progressista. Ci sono i gay di destra. Io non riesco a capire come sia possibile in Italia essere gay di destra, ma ci sono i gay di destra, e come tali di rispetto, e anche se molto brevemente, perché non ho avuto modo di farlo di più, vi accenno, cioè il gay lib, insomma, l'associazione. A volte si rimane basito di fronte a questa cosa. Ci sono tante cose gay, ma soprattutto nel libro non c'è tutto. C'è gente che mi dice: ma di me non hai parlato, hai parlato poco, eccetera. È vero, perché questo libro doveva essere 25 volumi, un volume sulla vita dei trans. Non posso mettere trans, travestiti, lesbiche all'interno delle stesse realtà. Gli orsi sono una realtà importantissima, e si sono dati tanto da fare gli orsi, anche l'espansione, non so, anche come spazio. E ultimo, diciamolo, ci sono i genitori di gay, c'è la GEDO che vengono gay, e ci sono i genitori gay, le famiglie arcobaleno, insomma, di strada. E qui penso di aver divagato un pochino, ma lo faccio sempre. Di strada ce n'è ancora da fare. Roma ne può fare, sta a noi, insomma.